Ciao a tutti amici di TuttoTech, io sono Christian e oggi siamo in compagnia del Panasonic GZ1500E, modello 2019 di questo pannello 4K OLED appunto di Panasonic, che andremo a scoprire in questo video review. Prima di parlarvi di tecnicismi vari e di quello che offre questo bellissimo pannello, vi parliamo dell'estetica. Siamo davanti appunto a questo modello che è 55, ma che trovate anche in versione 65 pollici. La cornice si può dire che praticamente la TV è quasi borderless. Purtroppo la parte posteriore va a perdere questa sottigliezza di qualche millimetro. Del pannello. Infatti, da metà TV in giù, dove ci sono tutte quante le connessioni, si guadagnano almeno 2 cm, 2 cm e mezzo di spessore. Ovvio che voi non vedrete la parte posteriore, ma comunque è bene che lo sappiate. Come connessioni troviamo 3 porte USB, di cui una 3.0, 4 porte HD, di cui una 2.1. Pannello, come abbiamo detto, 4K con HDR 1000 Plus, quindi classico HDR 1500 come è stato soprannominato dagli esperti, 4K di risoluzione e tutto ciò che concerne l'OLED. Siamo davanti a un pannello che ci ha sorpreso nei suoi colori, ovviamente nei suoi neri, come abbiamo imparato a conoscere gli OLED, queste zone spente dove il nero diventa nero finalmente per davvero. Ovviamente cominciamo con i nostri test per vedere come si comporta questo pannello OLED con il classico video che troviamo su YouTube. Così cominciamo anche a conoscere la dashboard di questo TV. Un altro lato che non ci ha colpito effettivamente in positivo, ma ne parleremo più avanti. Per vedere le potenzialità di questo TV, ovviamente ci affidiamo al classico video Costa Rica in 4K. Abbiamo già imparato a conoscere nella recensione del Samsung QLED 65 pollici che trovate ovviamente nella nostra lista di video. Lo facciamo partire. È altrettanto ovvio che la qualità di immagine che vedrete attraverso la videocamera probabilmente non sarà quella effettiva, ma questa ve la racconto io. I colori sono spettacolari, l'HDR entra in funzione praticamente istantaneamente, quindi possiamo promuovere a pieni voti i colori, insomma il pannello nella sua completezza. È ovvio che in queste lunghe settimane di prova, è circa 3 settimane che abbiamo in mano questo pannello, abbiamo potuto sfruttare le sue funzionalità anche su Netflix o Prime Video, insomma, dove viene sfruttato appieno il 4K e l'HDR, che non viene sfruttato ad esempio su YouTube. Quindi, detto questo, passerei alla dashboard e alle applicazioni che presenta questo Panasonic. Panasonic che, come avete potuto intravedere, non ha una dashboard come quella di Samsung, perché utilizza un sistema proprietario di Panasonic, quindi non è un Android stock o il classico Android che troviamo nelle smart TV come LG o Samsung, ne ha uno proprietario che non ci ha fatto impazzire. Si sviluppa in maniera verticale piuttosto che in maniera orizzontale, dove voi potete andare appunto a cercare poi le impostazioni. Trovate le funzioni principali come YouTube, Netflix, Live TV. E queste qui, questa è diciamo la prima pagina, la dashboard principale, quindi troviamo Netflix, Prime Video, YouTube, dispositivi, app e diretta TV. Le applicazioni che troviamo si vede subito che non sono derivanti da Play Store. Come detto prima, non essendo Android stock o un Android creato apposta per una smart TV, ma un sistema proprietario, non troviamo tante applicazioni. Ad esempio, se noi andiamo nella pagina social, non troveremo Facebook o applicazioni del genere, ma qualcosa dedicato a questo sistema operativo che Panasonic ha scelto di sfruttare. Quindi dashboard che non ci ha lasciato esattamente contentissimi, ma comunque rimane una dashboard completa e sono sicuro che sia anche molto intuitiva. Quindi per chi non è abituato ad avere una smart TV in casa, che quindi per la prima volta si trova davanti a questa dashboard, non sentirà probabilmente la mancanza della dashboard di Samsung. È ovvio che chi invece viene da un pregresso di un'altra TV probabilmente si troverà un attimino spaesato vedendo queste schermate. Un altro lato da vedere assolutamente è il telecomando della TV. Il telecomando della TV
che vi faccio vedere velocemente. Ovviamente non è piccolo come quello che ci ha fornito Samsung con i suoi ultimi modelli, anzi richiama uno stile abbastanza retro, diciamo, si va indietro di qualche anno e troviamo questo telecomandone con tutti i tasti. Questo è una cosa positiva o negativa, lo potete sapere soltanto voi. A chi piace il vecchio sistema di telecomando di input per la TV, si trova questo ed è contento. Al contrario, chi ormai è abituato a modelli un po' più piccoli, tornare a un telecomando di queste dimensioni forse non è proprio comodissimo. Una mancanza che troviamo subito è non c'è il selettore vocale, perché non c'è un assistente vocale direttamente installato all'interno della TV. Se Samsung offre Bixby come suo assistente vocale, Panasonic non ne ha uno proprietario. Bisogna, volendo, affidarsi ai vari Alexa, Google Home, che sono comunque utilizzabili insieme a questo Panasonic, ma che vanno comunque comprati a parte. Nel menu delle impostazioni troviamo veramente una personalizzazione impressionante di questo pannello. Di default viene lasciato su una selezione di colori che probabilmente non potrebbe anche non farvi impazzire. Il nostro consiglio è magari di passarla sul cinema, dove i colori acquistano un calore diverso e mostrano veramente la qualità della TV. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la parte audio della TV. Potete ovviamente misurare a vostro piacimento i bassi, gli alti, il bilanciamento, attivare il Dolby Atmos, il surround, Dolby Surround, che viene fornito insieme alla TV. La TV ha di suo una soundbar qui posizionata nella parte bassa vicino al piedistallo. Piedistallo inoltre che mi sono scordato di dire, davvero molto comodo e stabile, anche se avete la possibilità comunque di appendere la TV al muro. Questo a vostra scelta. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, recupero subito, è che nella parte posteriore tutti quanti i collegamenti sono coperti da una coperchio di plastica che va a nascondere tutti quanti i cavi. Quindi se decidete di appendere la televisione, i cavi vengono inseriti quasi tutti quanti lateralmente, quindi passano dietro questo pannello e vi si vanno un po' a nascondere, non avete tutti i cavi in giro come una volta. Ritornando a noi, la soundbar è buona negli alti, va a peccare un attimino nei bassi. Infatti il nostro consiglio è di, qualora avesse la necessità e la voglia, di collegarci un subwoofer che può essere collegato grazie all'uscita ottica o all'uscita proprietaria, diciamo la stessa uscita che viene usata dalle cuffie può essere anche utilizzata per collegarci appunto un subwoofer. In quanto siamo rimasti abbastanza scontenti dai bassi, appunto avremmo voluto qualcosa di un po' più profondo, soprattutto l'abbiamo testato, che so, guardando qualche trailer tipo Stranger Things, dove ci sono queste scene un attimino dove il suono fa da padrone, non ci ha lasciato veramente tanto colpiti. Lo stesso dicasi per l'audio, cioè la potenza dell'audio, anche mettendo il volume a 100, che è il massimale che offre questa TV, non c'è tutto questo picco di suono. È ovvio che difficilmente si ha la necessità, guardando la televisione, di avere un numero di decibel altissimo, però per completezza siamo qui a segnalarvelo. Questo modello, al contrario del precedente, offre veramente una completezza sia per quanto riguarda l'audio che il video, che difficilmente o forse da nessuna parte riuscirete a trovare con il DTS HDR Plus. Il Dolby Vision è inattaccabile sotto questo punto di vista. Neanche modelli più platinati come quelli di Samsung raggiungono una completezza tale. Credo di avervi detto tutto riguardo questa TV, tranne forse la cosa più importante, ossia il prezzo. Per un 55 pollici di Panasonic siamo intorno ai 2200 euro di spesa, che non sono pochi, ma non sono neanche tanti per il valore effettivo della televisione. Se pensiamo che un 55 pollici con le stesse caratteristiche di altre marche si aggirano anche intorno ai 3000-3500 euro,
2000 euro non sono pochi, ma neanche tantissimi per quello che viene offerto. Quindi un prodotto consigliato per chi cerca un ottimo sistema di video, di un TV con 4K HDR Plus e tutte le connessioni audio possibili e immaginabili, in un prezzo abbastanza nel budget. Questa è la nostra recensione, io spero di vedervi prossimamente sul canale di TuttoTech con i prossimi video. Un saluto dal vostro Christian. What do you think?